La febbre della domenica schizza alle stelle sul rettangolo del Dei Marsi. Incrocio di cartello ed alta classifica, Avezzano, Vispesaro a riempire il programma di questa quarta d'andata. Giampaolo senza Pellecchia, squalificato, Tegola dell'ultimo momento col forfè di Michele Bisegna. Il tecnico chiama Dennis Besana a completare la linea 4 a centrocampo. Davanti i soliti Cerone e Dos Santos. Vispesaro a caccia di una vittoria per restare appesa alla corsa del Matelica. 4-3-3 con Olcese terminale offensivo e Cruz a partire dalla panchina. Il primo spunto di cronaca è questo calcio di punizione all'undicesimo di cui si fa carico Cerone. Soluzione bassa sul primo palo, palla accompagnata fuori da Marfella. Ancora Avezzano al 14esimo, Besana riceve al limite, entra in area, cerca Cerone. Rasoterra di prima intenzione, nessun pericolo per Marfella. Al 17esimo è una delizia quella che D'Eramo serve a Cerone. Sul controllo provvidenziale la pressione avversaria. Si fa vedere la vista al 24esimo, Fanti coi tempi giusti fa sua la sfera. Non è giornata per Giampaolo, alla mezz'ora si fa male anche Cerone. Primo cambio obbligato dentro il classe 98 Marco Acatullo. Primo tempo molto tattico, a tratti noioso. Per uno squillo degno di nota voliamo al 34esimo. Dos Santos premia l'inserimento di Besana, si spalanca lo specchio. Rasoterra morbido sul palo alla sinistra del portiere, palla di poco sul fondo. Al minuto 37 Lombardo cambia gioco per Besana. Aggancio e gioco di gambe a guadagnare metri. Servizio all'indietro per Persia che carica la botta. La sfera sfiora la traversa. Sussulto pesarese nel pieno del recupero su un cross dalla destra. Olcese conclude a rete e trova la risposta di Fanti. Non accadrà più nulla, si chiude il primo tempo sul parziale di 0-0. Squadre a rifiatare. Si torna in campo dopo 15 minuti ed è la Vispesaro a battere il primo colpo. Inserimento perfetto di Buono Cunto che punta la porta ma non conclude. L'azione sfuma. Sul capovolgimento di fronte la palla del vantaggio è sui piedi di Dos Santos, il brasiliano. È il tempo di coordinare il tiro ma cicca la conclusione ed è tutto facile per Marfella. Il ritmo è alto e i valori tecnici vengono fuori tutti. Provvidenziale la chiusura di Lombardo al 23esimo. Giampaolo mette di nuovo mano ai cambi. Fuori Dennis Besana, dentro Michele Priorelli. Cost to cost di Luca Sbardella al 27esimo. Fa tutto da solo il centrale di difesa, 60 metri palla al piede e poi viene messo giù. Calcio di punizione, Dos Santos sul punto di battuta. Mancino di potenza, Marfella respinge Priorelli sulla ribattuta. Miracoloso il portiere pesarese a dire ancora di no. Doppio cambio chiamato da Riolfo. Fuori Carta e Buono Cunto, dentro Ridolfi e Cruz. La pazienza premia l'Avezzano, concentrato e ordinato. La manovra che sblocca lo 0-0 è un capolavoro in repartenza. D'Eramo di intelligenza taglia la difesa per Priorelli che intuisce il movimento. La mette rasoterra centralmente dove Dos Santos aspetta scalpitante per il tap-in che vale l'1-0. La reazione della Vis è tutta in questo calcio di punizione, Fanti la blocca. Si giocheranno 4 minuti di recupero, l'Avezzano chiude il muro di cinta e gestisce il vantaggio fino al triplice fischio del direttore di gara. Vittoria di carattere a dare conferma dell'importanza del campionato avezzanese al cospetto della seconda potenza del raggruppamento. La classifica si accorcia sul secondo e il terzo posto e se il Matelica se ne va, la lotta a un posto al sole è più aperta che mai. Mister, questo è un po' un piccolo capolavoro tecnico perché giocavate contro una delle squadre più forti di questo campionato, con una squadra rimaneggiata, avete avuto pazienza per 90 minuti, sempre sul pezzo, sempre concentrati, alla fine avete affondato nel momento giusto, vittoria meritata. Sì, è stata una vittoria meritata per l'abnegazione di tutta la squadra, per lo spirito di sacrificio. Era una partita molto difficile perché la Vispesaro è la seconda squadra più forte in campionato, per cui la temevamo. Avevamo anche parecchie assenze importanti, però devo dire che i ragazzi sono stati eccezionali. Chi è subentrato ha fatto una grande partita, sta a significare appunto che c'è grande spirito di sacrificio, grande gruppo. Abbiamo meritato la vittoria con, penso che non ci sia niente da dire. Parliamo un attimino delle assenze, perché arrivavate senza Pellecchia per via della squalifica e poi invece prima Bisegna e poi la Tegola di Cerone subito a inizio partita. Sì, infatti sono giocatori importanti che fino adesso hanno dato veramente un grosso contributo. Non averli è normale che ti penalizza, appunto poi con una squadra forte come la Vispesaro. Devo dire che, come ho detto prima, i ragazzi sono stati eccezionali. Difesa perfetta, i due centrocampisti bene in fase di copertura di possesso palla. Una squadra che cresce sempre di più perché il campionato è molto difficile, sono squadre molto forti, però se facciamo queste prestazioni, secondo me possiamo dire la nostra. Se il Matelica se ne va, ci sono due squadre, la seconda e la terza, davanti a voi, che però sono sempre più vicine.
Sì, anche i risultati penso che siano favorevoli perché abbiamo accorciato sulla Vastese 3 punti, la San Giustese ha perso ad Aquila, il San Marino ha perso, se non sbaglio, in casa con la Jesina. Sono risultati che per noi è andata bene, ripeto, una partita difficile ma con grande spirito, con grande voglia, con grande abnegazione siamo riusciti a portarla in porto e questo va dato merito a tutti i giocatori rosa. Idee tattiche molto chiare per la Vispesa, roba di centro sempre molto alto, non è un caso che il gol dell'Avezzano sia arrivato su una ripartenza ben gestita dall'avversaria. È corretto dire che nel finale forse speravate di portare un punto a casa? No, più che un punto, noi cioè, eravamo molto sbilanciati in avanti con giocatori molto offensivi, quali Ridolfi, Cruz, Olcese, lo stesso Baldazzi, poi sostituito nel finale da Lignani. Abbiamo cercato di spezzare il match con una giocata trovando una situazione positiva in fase offensiva. Poi in una di queste situazioni di ripartenza nostra è uscita una ripartenza dell'Avezzano dove sono stati bravi a trovare il gol, noi potevamo fare sicuramente meglio in quella situazione. Seconda sconfitta consecutiva, il calendario però non vi aiuta? No, sicuramente no, stiamo affrontando, lo sapevamo, purtroppo coincide con il nostro momento di difficoltà dove diversi giocatori con qualche acciacco, fisicamente, psicologicamente magari ci manca qualcosa. Una battuta soltanto sulla classifica perché il Matelica sembra di un'altra categoria e adesso è una lotta forse a 3 per un posto al sole in vista dei playoff. Ma non la guardo la classifica, non la guardavo prima dove era molto positiva nonostante un Matelica che sta facendo benissimo, non dobbiamo guardarla in questo momento ma pensare a quanto di buono abbiamo fatto e di recuperare le forze per fare comunque bene da qua alla fine.